Alcatel OT800, entry level dedicato alla messaggistica ai più giovani. Vediamo prima di tutto la confezione, molto semplice e piccola. Email, instant messaging, ovvero le chat, tipo Messenger, Google Talk, eccetera. Internet, una camera da 2 megapixel, MP3, espansione attraverso schede micro SD. Qui era alloggiato il telefono, tutto bianco eccetto questa parte. Troviamo sotto manuale di istruzioni molto semplice, alcune garanzie internazionali, CT di installazione OTPC Suite per la sincronizzazione dei dati. Nella confezione abbiamo ancora cuffie auricolari stereo a filo, porta mini USB, purtroppo no jack da 3,5-2,5 mm, due plastiche abbastanza economiche, però c'è il pulsante per la risposta e la rotellina per il volume. Abbiamo ancora il caricabatterie da viaggio, sempre in mini USB. E per terminare il cavetto per la sincronizzazione, quindi nella confezione ci sono tutti gli accessori di base. Il telefono è un tribanda con connettività GPRS ed Edge, purtroppo non è UMTS, diciamo purtroppo perché è l'unica feature che manca a questo telefono. Schermo da 2,2 pollici, classica risoluzione 320x240 pixel, 262.000 colori. Ottimo negli ambienti interni e in ambienti poco soleggiati, col sole diretto un po' meno. Audio è molto buono in capsula, eccellente per quanto riguarda quello musicale e il viva voce. Camera da 2 megapixel per scatti semplicemente da MMS, email o per tirarli su in rete direttamente dal telefonino. Quindi per non appesantire una connessione non potente come quella 3G, una camera del genere è buona. Abbiamo ancora nella parte frontale due tasti dedicati alla chiamata sul limite del telefono, due dedicati al soft keys per scegliere l'applicazione e navigare all'interno dei menu. E qui la parte migliore, la tastiera. QWERTY completa. Quattro linee di tasti, tutto è dove ve lo aspettate, i numeri sono nella posizione giusta, sono leggermente inclinati, come potete vedere, ben separati l'uno dall'altro, il pollice lo riconosce molto facilmente, non ci sarà possibilità di digitare due tasti contemporaneamente anche per chi come me non ha pollici piccolissimi. Ad aiutare ancora di più una rotella. I vecchi utilizzatori di BlackBerry si ricorderanno che BlackBerry, prima dell'arrivo della perla, erano così. Sul lato destro troviamo ancora porta mini USB per sincronizzare e ricaricare il telefono. Niente nella parte superiore. In quella sinistra abbiamo invece uno slot micro SD. La memoria interna è di soli 20 MB, ma con una scheda da 4 giga potete metterci su molti molti contenuti. Microfono, le plastiche sono ottime, i materiali sono ben assemblati, certo il colore può piacere o non piacere, ma la parte gommata posteriore dà un ottimo feeling all'impugnatura. Infatti, impugnandolo a questo modo per digitare ci sarà sicurezza anche perché si sente la parte gommata sulle dita e quindi non ci sarà alcun problema. Si scorrono i messaggi, si digitano molto molto facilmente e molto velocemente. Anche le email, infatti, oltre alla possibilità di inviare SMS ed MMS, è possibile avere anche la propria email per scaricare la posta direttamente sul telefonino, anche per un telefonino entry level del genere. Abbiamo ancora il Bluetooth versione 2.0, quindi nessun problema se avete cuffie auricolari stereo. C'è la radio FM, ma questo, come dicevamo, è dedicato alla messaggistica, quindi c'è anche messaggistica istantanea, le vostre chat preferite, due web browser, quello di Alcatel, ma anche Opera, classica Opera Mini presente sui telefonini Java, rubrica, agenda radio, news per leggere gli RSS.
giochi applicazioni per installare altre applicazioni Java, Meteo per avere previsioni in tempo reale, camera, profili audio, Music Player ha una grafica simpatica, molto semplice e un audio molto alto. Così è il massimo. Torniamo indietro. Molto simpatico il carosello. Lo schermo, come potete vedere, ha un'ottima risoluzione. E si comporta bene, le foto non l'appesantiscono eccessivamente e quindi non rallenta. Purtroppo non si può dire lo stesso dei video. Infatti, aprendo un file video, tipo la preview di Harry Potter 3GP, quindi file dedicato al telefonino. Ha qualche problemino. L'audio, come potete sentire, non è così alto, ma quello si può un pochino tirare su con qualche programma sul PC. Le immagini però sono poco nitide. Gestore file, quindi è possibile spulciare i file anche attraverso un file browser. I miei amici, le attività, le note, calcolatrice, orologio, convertitore, quindi classico di un telefonino Java. Come dicevamo, il Bluetooth, registro chiamate, servizi, impostazioni, ebook per poter leggere anche dei libri digitali direttamente sul telefonino e un gioco Sudoku. Questo ci dice che è un gioco Java. Quindi, per un telefonino di 99 euro, veramente un ottimo prodotto dedicato alla messaggistica. Ripetiamo per l'ennesima volta, la mancanza dell'UMTS non gli dà la palma della perfezione, altrimenti un telefonino del genere a 99 euro con l'UMTS integrato, con questi materiali molto buoni, assemblaggio praticamente perfetto, plastiche un po' dure quelle della tastiera, ma tutto il resto molto molto buono, sarebbe stato veramente un prodotto favoloso, praticamente perfetto. Per cellularemagazine.it, Emilio Vignapiano con l'Alcatel OT800.